accettando una telefonata, i numeri li vedete in sovraimpressione, come sempre in questa telefonata diamo un grande spazio ai nostri telespettatori. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, io vorrei intervenire se è possibile per quanto ha detto il signore poc'anzi. È possibile? Pronto? Sì, la stiamo ascoltando in diretta, il professore qui accanto a me la sta seguendo, La prego. ringrazio. Senta, io sono un telespettatore che praticamente ha vissuto tanti anni nella provincia di Bari e che adesso si è trasferito a Lecce. Cioè, io volevo dire Per soltanto. curiosità, ci dice di dove è nativo, della provincia di Lecce o di Bari? No, io della provincia di Bari. Ah, è un barese che si è trasferito nel leccese, quindi. Però mi perdoni, io sono stufo veramente di sentire sempre questa discriminazione territoriale da parte vostra, cioè veramente non se ne può più. Io dico una cosa. In che senso, mi scusi, discriminazione No, territoriale? io dico una cosa, se voi volete fare la regione Salento, per l'amor di Dio, siete liberi di fare tutto quello che volete. Però io veramente, io sono 5 anni che mi trovo a Lecce, c'è una discriminazione da far paura, c'è un'invidia veramente nei confronti dei baresi che poi non ho capito perché, a che cosa risale questa cosa. Perché, cioè, poc'anzi io ho sentito dire che Bari non ha una storia, ma perché scusate, Lecce che storia ha? Brindisi che storia ha? Taranto che storia ha? Allora a questo punto io dico, cioè, va bene, l'aeroporto di Bari, la sede del Levante, tutto questo, ok, sono pienamente d'accordo, ma abbi pazienza, è come il sottoscritto e Berlusconi, se Berlusconi è più ricco di me, io non ci penso a niente, povero rimango, cioè, povero sono e povero rimango. Cioè, a questo punto dovete farvi una ragione, però, ripeto, voi potete dire tutto quello che volete, però fare della discriminazione territoriale a questi livelli, io francamente sono stufo di sentirla. Cioè sono stufo veramente di sentirla. Confesso di non Poi avere c'è. capito lei con chi ce l'ha, con i baresi o con i leccesi? No, io ce l'ho con la vostra trasmissione, con chi parla sempre male di Bari e provincia, non ho capito perché. Cioè, io non ho nulla contro il Salento, non ho mai parlato male Cioè, del lei dice Salento, che i non ho mai leccesi parlato parlano male male dei del baresi, in poche Lecce. parole? Ma sicuramente, ma questo avviene da 50 anni praticamente, non ho capito perché. Cioè, invece cioè noi siamo corregionali, cioè voglio dire, invece di aiutarci a vicenda, invece di tenderci una mano a vicenda, qui praticamente facciamo sempre le guerre, facciamo. Ma comunque Cioè, non credo che sia cioè, no, mi generalizzato scusi, quest'odio, sa? Mi mi perdoni, cioè perdoni, anche ma. tra i paesi vicini c'è un po' di campanilismo, Sì, magari anche ma questa calcistico, ma non io credo che ci questa sia la un odio, una chiamo. discriminazione No, 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 come no, pensa guardi, lei. le assicuro che c'è. Io comunque questa la chiamo ignoranza dell'anima, dell'essere umano. È come praticamente Pisa i pisani che non possono vedere i livornesi, oppure Roma che non può vedere Milano. Cioè, Garibaldi disse abbiamo fatto l'Italia, adesso dobbiamo Beh, sei mettere da zeglio, d'accordo gli veramente. italiani, una cosa che veramente. Grazie per questo suo contributo. Vediamo se il professore vuole commentare Ma quello che è un campanilismo, forse che esiste no, un po' dappertutto, no? intanto invito l'amico a sentirsi la registrazione di quello che ho detto. Io, tra l'altro, sono nato a Bari, sono nato a Bari, sono contento di essere nato a Bari, amo la mia città. Nonostante i suoi difetti, ma anche i suoi pregi, sono figlio di un padre di origini cerignolane e di una mamma barese e mi sento pienamente, io mi sento cittadino della galassia, se proprio la devo dire tutta. Quindi, voglio dire, ho parlato serenamente di problemi strutturali. Io ho parlato di problemi strutturali, ho citato dati sul turismo, ma con questo non sto dicendo che Bari sia condannata al sottosviluppo turistico. Anzi, nel mio piccolo, quando mi sono stati chiesti consigli, suggerimenti da tecnico, li ho anche forniti e sono il primo ad augurarmi che Bari cresca di più di quanto. Bari c'ha anche una bella zona industriale, che peraltro è un po' dimenticata da tanti amici amministratori, anche locali, devo dire, a Bari. Quindi stiamo parlando serenamente, stiamo parlando costruttivamente. Circa la storia, beh, mi permetto di ricordare che Taranto era una città della Magna Grecia e, mi scusi l'autocitazione nel passato, Pirro,
re dell'Epiro, portò gli elefanti a Taranto nel 280 a.C., segnando un momento di storia passato, appunto, scusi l'espressione e la ripetizione, alla storia, come le famose vittorie di Pirro. Taranto era una grande città della Magna Grecia. Il Salento era una delle aree più forti e più note dell'impero spagnolo. Il fatto che Bari nel 1806 sia diventata, per volontà del governo dei Napoleonidi, capoluogo della provincia di Bari, Trani lo considera ancora oggi un'usurpazione ai suoi danni. Diciamo che è stata una scelta compiuta dal governo dei Napoleonidi di Napoli all'interno di un riordino amministrativo del Mezzogiorno che aveva una sua funzionalità. Il decennio del dominio francese nel Mezzogiorno è stato un grande decennio che forse ci dovremmo tutti insieme studiare, perché fu un decennio di grandi riforme che portarono il Mezzogiorno nel, come dire, nell'età moderna e contemporanea. La rivoluzione francese ebbe diciamo nel dominio dei governi napoleonidi effetti positivi anche sul Mezzogiorno, sia pure ad alcuni anni di distanza dall'evento, appunto, del 1700, dal grande evento del 1789. Quindi stiamo discutendo serenamente. Io, per quanto mi riguarda, e io rispondo delle mie modeste opinioni, non solo non parlo male dei miei concittadini, ma voglio loro bene, sono loro affezionato. Però questo non mi impedisce e non deve impedirmi, se faccio questo mestiere, tra l'altro insegno all'università, di Bari e di Lecce, per vedere i dati, i processi oggettivi, gli elementi reali che sono, appunto, elementi di articolazione del territorio. Guai ad interpretarli come elementi di contrapposizione. Sì, lei ha toccato con mano uno dei motivi per cui c'è qualche ostilità alla Regione Salento. C'è chi pensa che sia una guerra a Bari alla Regione Puglia. Invece io credo che dalle discussioni che abbiamo portato avanti in questi giorni, che leggiamo sui giornali, che anche lei serenamente sta esponendo qui con me, insomma, non c'è una guerra, una contrapposizione di campanile, c'è una riorganizzazione territoriale che forse è possibile anche alla luce dei dati. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità, rientro, vorrei chiederle proprio dei dati, del PIL, della possibilità che la Regione Salento si regga con le proprie forze. Lo diciamo tra un attimo, dopo la pubblicità. Astamobili, prendi, paghi e porti via. Cucina legno massello 3,30 m con lavastoviglie 2.420 euro.